Catania è più bella di Palermo. Sì? Per me. Sì, ovviamente, sempre sono gusti. Anche, i gusti servono a tutto, anche per le città ci sono i gusti. Molte volte la gente pensa che è tutto molto rigido, in realtà no. A me mi può piacere una città che a te no. Tu dici questa città è bellissima e invece a me dico no, quella città è brutta. E sempre ci sono i gusti. Bene, poi sei andata, mi hai detto, a Siracusa, anche molto bella. Siracusa. Siracusa, guarda che bella che Sì. è. Quanti giorni sei stata in totale in Sicilia? In Sicilia Sicilia, siamo Sicilia. Sicilia, siamo stati 8 giorni. 8 giorni in tutto. E Sì. secondo te è stato sufficiente per fare quel giro No, Taormina, Catania, Siracusa, Ragusa? ossia, per questo giro sì, Ok. No, per conoscere tutta Sicilia, no, No, infatti è impossibile. In 8 giorni. impossibile. Esatto, almeno 2 settimane, no? Sì, perché è bellissima. Spiaggi, Spiagge, bellissime spiagge, spiagge. spiagge, molte ruine, come si chiama qui? Rovine. Rovine di greca, Greche. per tutta la greca, per tutta la isola. Per tutta l'isola. Sì. Com'è la Marsala. temperatura dall'acqua? Fredda Ah, o non la calda? come è stata come sono stata in inverno, non è nuotato. Non ho nuotato. Non ho nuotato. Non ho nuotato. Ma faceva molto freddo? Non freddo, vento, molto vento. Tirava vento. Tirava vento, benissimo Luis, che lo stiamo imparando. Tirava vento. Tirava vento, C'è una canzone di Pavarotti. Caruso, tira vento. però sempre il sole. C'era sempre il sole. Sempre. Perfetto. Invece tu, Luis, che conosci sicuramente un po' su Sicilia, tu sai quale di queste città è molto famosa per le sue rovine greche? Abbiamo Non una. Non ho stato mai sono in stato Sicilia, mai. non Non sono stato sono mai in in Sicilia. Sicilia, ma conosci un po'? La Conosco storia, pochino? un po' di storia di Sicilia. Sì, qualcuno sa qual è la città, possiamo dire, più importante per le rovine greche che ha? Si chiama la Valle dei Tempi, esatto, Agrigento. Agrigento ha una Valle dei Tempi, è piena di rovine di tempi greci. Guardate qua. Sempre Atenas. Sembra Atene. Esatto, sì, sembra Atene perché vero. è impressionante la qualità, il come sono state, come sono tenute queste rovine. Fanno molta impressione. Benissimo. Allora, se andate in Sicilia, ricordate il paese, per i paesi noi usiamo in Italia, per le città usiamo a, Agrigento,
a Palermo, ad Agrigento, a Siracusa, a Catania. Per le regioni usiamo in. Allora, se andate in Sicilia, che è una regione, dovete andare sicuramente anche a Agrigento, molto molto importante. Ma anche ovviamente a Palermo. Molto molto bella. Come sei andata a Palermo? Con quale mezzo di trasporto, Cecilia? In aereo. In aereo. Sei arrivata direttamente a Catania? Sì. Perfetto. Sì. Arrendato. Ay, come si è arrendato? Affittato o affittato? Affittato. No, scusa, è una macchina? Macchina. No, allora, ho noleggiato una macchina. Ho noleggiato una macchina. Sì. Ricordate sempre il verbo noleggiare, adesso lo scrivo, e il verbo affittare sono sinonimi in spagnolo, significano arrendar. Affittare e noleggiare significano arrendar entrambi, ma affittare si usa per le case o gli appartamenti. Invece noleggiare per tutte le altre cose. Allora, quando tu paghi per una macchina, quello che stai facendo è noleggiare. Ho noleggiato una macchina. Allora, torniamo qua. Infatti, tu puoi arrivare in Sicilia con l'aereo, puoi arrivare a Palermo o a Catania, ma puoi arrivare anche in macchina o in treno. E per arrivare in macchina o in treno devi attraversare questo qua. Lo stretto di Messina. È lo stretto di Messina. In italiano Messina è con due S. Allora, qua abbiamo un tema molto importante e che abbiamo un tema molto simile anche in Cile. La domanda di perché non fanno un ponte. È lo stesso che succede qua con Chiloé. Sì. E poi di là è molto più impressionante perché stavo leggendo il punto più stretto dello stretto di Messina sono solo 3 chilometri. È molto piccolo, è molto corto, però non c'è un ponte. Allora tu devi attraversare con il ferry. Tanto se usi la macchina come se usi il treno. Hanno dei ferri speciali dove il treno completo sale sul ferry. Mettono tutto il treno sopra il ferry. Ah, è vero? Sì, è impressionante. Incredibile. Non devi scendere dal treno se attraversi. Che curioso. Sì. Però non c'è un ponte. Allora parlano un po', prima dicevano perché in questa zona ci sono un po' di terremoti, ma in realtà terremoti, quello che noi diciamo temblores, non terremoti come li conosciamo noi. Sì? Solo che in Italia, nella lingua italiana, non abbiamo una parola media. Sì? Noi facciamo la differenza tra temblor e terremoto, vero? In italiano esiste solo la parola terremoto, anche se
molto leggero, non so, un 4 gradi, loro parlano di terremoto. Perché? Perché di là, con 5 gradi, cadono le città. Sì, no, non sono preparate le città. Allora, si parla molto di questi che ci sono i terremoti, che è complicato, che non si fa per motivi tecnici, ma in realtà tutti sanno che c'è un po' di mezzo un problema con la mafia. Ok? E così possiamo entrare un po' nel tema, un altro tema molto importante della Sicilia, che è la mafia. Sì. Molte persone pensano che la mafia è un tema come un po' da film, che i film ci sono le mafie, no, in realtà in Italia c'è la mafia, è un problema grande, sì, no, non è una cosa bella, perché molte volte la gente pensa in Italia questa mafia è un po' romantica, no, 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 la mafia esiste ed è una cosa brutta. Una cosa complicata. Sì. E non c'è una mafia sola in Italia, quello bisogna sempre capire, non è la mafia, sono le mafie d'Italia. Sì. Ogni punto del paese ha una mafia con un nome, ok? Quelle più importanti possiamo dire che cominciamo con la Sicilia, che è quella che stiamo vedendo, è la classica La Cosa Nostra. Molto conosciuta. Quella è quella più siciliana. Ma ci sono altre. In Calabria, sempre al sud, poi vedremo che la Calabria, proprio di fronte alla Sicilia, c'è la 'Ndrangheta. Cominciamo con il 'Ndrangheta. Nella Puglia c'è una che si chiama la Sacra Corona Unita. E poi finiamo con quella più grande, più potente, più pericolosa, possiamo dire, che è quella di Napoli. Dico Napoli in particolare, è la regione è la Campania, che si chiama la Camorra. Allora, ci sono altre, queste sono quelle più famose, quelle più conosciute. Adesso torniamo un po' alla mappa e vediamo un po', capiamo dove sono queste, perché io vi dico Puglia, Calabria, Campania, e meglio se lo vediamo. Ah, abbiamo la Sicilia qua. La Calabria è questa qua, è la punta dello stivale. Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, che è proprio qua. Sono questa qua dove c'è questa la 'Ndrangheta. Poi la Puglia è questa zona qua. Tutto il tacco è una parte piccolina del centro, e poi la Camorra è a Napoli, nella Campania, tutto sempre al sud d'Italia. Cominciano le mafie, sono nel sud, ma occhio, non funzionano solo nel sud, le mafie sono anche nel nord d'Italia, ma anche in tutta Europa. Hanno trovato parte della mafia in tutta l'Europa. Allora, io ve lo spiego perché
Non perché sono un fan della mafia, no, non lo sono, ma perché a me mi piace un po' togliere chitarra, togliere questo romanticismo che c'è sulla mafia. Molti non italiani o discendenti di italiani parlano della mafia come una cosa come il padrino, una cosa molto romantica. In realtà no, la mafia è una cosa bruttissima, è un grande problema per l'Italia e non solo, per il mondo in generale. E finiamo qua. Vi consiglio, se un giorno volete leggere un libro molto interessante, vi consiglio questo qua. Gomorra di Roberto Saviano. Questo libro è molto interessante, poi hanno fatto un film, adesso c'è una serie, ma quello importante è il libro quello interessante, perché non è ficzione, è un libro reale, che parla come funziona la mafia, in particolare la camorra, e a Napoli e in realtà in tutta l'Italia. È così importante questo libro, è così vero, che quando è uscito la camorra ha minacciato di morte all'autore Roberto Saviano, e Roberto Saviano adesso vive con una protezione dello Stato. E lo farà per sempre. Lui dovrà vivere tutta la sua vita con una protezione dello Stato. Allora, è importante, perché non è, tu vedi così che tutto quello che ha scritto, quello che ha detto, era tutto vero, era tutto reale. Sì? Su Netflix. C'è una breve documentale, un breve documentario, un breve documentario sopra Roberto Saviano e la vita in la clandestinità. Perfetto, non lo sapevo. Sì. Come si chiama? Lo sai? Come si chiama? Non il ricordo. Non ti ricordi il nome? No, non mi ricordo. Non mi ricordo. Lo posso cercare. Mm-hmm. Perfetto. Bene, bene. Sì, cercalo, perché mi interessa. È molto interessante la storia di Saviano, ma soprattutto vi consiglio molto di leggere questo libro per capire un po' la complessità delle strutture mafiose, di come operano, è impressionante, fa molta, molta, molta impressione. Potete leggerlo, se lo volete leggere, vi consiglio magari a questo livello di leggerlo in spagnolo, perché in italiano è un po' difficile. Sì, no, non è un italiano semplice. Allora vi consiglio di cercarlo in spagnolo. C'è in spagnolo, infatti. Questa edizione è in spagnolo. Allora, esiste. Ok? Bene, bene, bene. Dopo tutta questa storia della Sicilia, facciamo la pausa e poi continuiamo, che abbiamo tutto il compito. Sì? Bene. Bene. Molto interessante. Bene, 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 sono contento se vi interessa.
Hai detto la mappa, mappa è La mappa o femminile? la cartina? Sì, è È femminile. femminile in entrambi i modi perché tu hai due forme di parlare per la stessa cosa, la mappa o la cartina. Significano il mapa, entrambe, e sono femminili, la mappa, la cartina. Grazie. Ecco. Adesso sì.